Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Ragazzi e ragazze, oggi sono qui per farvi un video un po' diverso dal solito. Ho trovato diverse informazioni di alcune fuori di melone seriali. Gran parte delle donne seriali rientra nella categoria delle vedove nere. Dovete sapere che prendono il nome da questo tipo di ragno proprio perché agiscono in maniera molto simile. Le vedove nere solitamente sposano uomini ricchi e dopo essersi appropriati delle loro proprietà li fanno fuori, solitamente usando il veleno oppure simulando incidenti domestici. A volte queste donne colpiscono addirittura i loro figli, dopo aver stipulato delle assicurazioni sulle loro vite. A volte però c'è da dire che queste donne colpiscono anche per liberarsi da uomini violenti. Nell'Inghilterra dell'epoca vittoriana, ad esempio, molte donne scelgono di fare le levatrici di bambini nati fuori dal matrimonio, per poi farli fuori e continuare ad incassare l'assegno del mantenimento. Oggi voglio proporvi tre storie più o meno note, ma non recenti. Infatti, parliamo di donne seriali d'altri tempi. La prima donna di cui vi voglio parlare è Alexei Popova. È soprannominata anche Madame Popova ed è considerata la Robin Hood delle donne russe. Agisce nel villaggio di Samara, a circa 1000 km da Mosca, tra il 1879 e il 1909. Le origini di questa donna sono sconosciute e va sottolineato che i russi al tempo scelsero un cognome qualsiasi, quindi Popova non è neanche il suo vero cognome. Madame Popova sa benissimo che sulle percosse e sulle violenze di moglie e figli le autorità russe non mettono il becco. Quindi ci pensa lei. Forse Madame Popova aveva avuto lei stessa un marito violento ed era riuscita a liberarsi nell'unico modo che le pareva possibile, uccidendolo. Oppure era stata fortunata, ma soffriva nel vedere tante donne attorno a lei tormentate e oppresse dai comportamenti crudeli dei loro compagni e consorti. Per colpire, Madame Popova utilizzò il veleno. Una pozione che, aggiunta alla minestra della sera o alla bevanda del mattino, conduce il marito violento verso l'aldilà. Alexei Popova, tra il 1879 e il 1909, pare abbia colpito e fatto fuori ben 300 uomini. In alcuni casi dietro compenso, in altri accontentandosi della soddisfazione di aver eliminato una brutta persona dalla faccia della terra e di rimborso spese per l'acquisto del veleno. La sua specializzazione era in mariti troppo violenti. In questo modo salvava moglie e figli dalla brutalità, dalla violenza, dall'angoscia e dalla frustrazione. Secondo alcune testimonianze, la donna era solita dire alle sue clienti: o fai fuori quell'uomo o lui farà fuori te. E in quel momento non ci sarà nessuno a proteggerti. Inoltre, Madame Popova consigliava alle clienti di non destare sospetti, non apparire disperate per l'imminente dipartita del marito. Il suo modus operandi, peraltro, a mio parere era molto interessante, perché Madame Popova non si limitava a dare il veleno alle donne oppresse. No. Ebbene, era solita entrare in qualche modo nel nucleo familiare, fingendo di essere una nuova amica o una nuova vicina. Faceva quattro chiacchiere amorevoli, conquistava la fiducia della vittima, magari servendogli due bicchierini di vodka e la cena. Poi, ecco che, una volta raggiunta la totale fiducia della vittima, Alexei era solita servire un'invitante bevanda calda oppure un'invitante vodka avvelenata. A quel punto il gioco era fatto. La bevanda calda solitamente era molto apprezzata in Russia, per ovvi motivi solitamente leva un po' il freddo e la stanchezza. La vodka però, come alcolico, era apprezzata molto, ma molto di più. Forse se Madame Popova fosse vissuta ai giorni nostri, la storia avrebbe avuto un'altra fine. O quantomeno l'opinione pubblica forse sarebbe stata dalla sua parte. Ma la Russia dell'inizio Novecento non era di certo intrisa di modernità. E le donne avevano ben poche opportunità di essere ascoltate o di esprimere le loro opinioni. Madame Popova viene tradita da una delle sue clienti, che, presa da un momento di rimorso, dice la verità, fa suo nome. Scatta ben presto la denuncia e Madame Popova viene arrestata a San Pietroburgo. Finisce a processo e il giudice la condanna a morte per le sue tante vittime, a centinaia. Nel 1909 viene fucilata nel corso di un'esecuzione pubblica. Le sue ultime parole sono state: io non ho mai toccato una donna, solo uomini che facevano del male ad altre donne. Il suo nome, Alexe, per un'atroce ironia della sorte, significa chi protegge e difende. Ma andiamo avanti con la prossima donna seriale, ossia Mary Ann Cotton. Mary Ann Cotton nasce come Mary Ann Robson a Low Morsley, nella contea di Durham, il 31 ottobre del 1832. La sua infanzia è travagliata e la sua famiglia è molto, molto modesta. Infatti lavora solo il padre, Michael Robson, che fa il minatore. E come tutti i minatori si trasferisce da un villaggio all'altro in cerca di lavoro. L'uomo impartisce un'educazione religiosa molto rigida ai suoi figli. A 8 anni la famiglia di Anne si trasferisce a Merton,
un villaggio situato sempre nella contea di Durham. Anne, in questo nuovo villaggio, non si trova assolutamente bene. I compagni di scuola la disprezzano e il suo disagio cresce enormemente quando suo padre Michael cade da 46 metri d'altezza in un pozzo della miniera di carbone di Merton. Marianne a questo punto si chiude, inizia a cambiare, inizia a diventare fortemente asociale. Nel frattempo però c'è un problema perché la sua famiglia si ritrova sul lastrico. L'unico a lavorare era suo padre. La famiglia di Marianne non ha più una fonte di reddito e diventa concreta la minaccia di sfratto dal cottage riservato ai lavoratori in miniera. In realtà non si capisce bene come la famiglia riesce a rimanere in quel cottage non per poco. Infatti Marianne ha 14 anni quando sua madre si risposa, questa volta con Robert Scott, un altro minatore. Il patrigno riprende ad impartire i principi di una rigida educazione, ma tra lui e Marianne proprio non corre buon sangue. Tanto che, giunta all'età di 16 anni, Marianne se ne va di casa, lasciando la famiglia per andare a lavorare come domestica a casa di Edward Potter, a South Heaton, che è un villaggio lì vicino. Marianne rimane a lavorare dal signor Potter per 3 anni, poi fa ritorno a casa, ormai ha 19 anni, e vuole imparare a fare la sarta, vuole imparare a cucire come fa sua madre. Tuttavia non riesce mai ad essere brava in quel mestiere, anche perché incontra poco dopo, nel 1852, William Mowbray, un minatore con cui si sposa in breve tempo. La nuova coppia si trasferisce a Plymouth, nascono 5 figli, ma ne vengono a mancare 4 per febbre gastrica. A questo punto Marianne e William tornano ad abitare nel nord-est dell'Inghilterra, dove mettono al mondo altri 3 figli. Una bambina nata nel 1856 verrà a mancare a 4 anni. Nel 1858 e nel 1861 vengono alla luce altre 2 bambine. E nel 1863 nasce un figlio maschio. Quest'ultimo viene a mancare a 1 anno per una gastroenterite. Arriviamo al 1865, quando viene a mancare anche suo marito William, sempre per una malattia intestinale, lasciando a Marianne l'eredità. O meglio, Marianne riscuote, grazie ad un'assicurazione sulla vita, la somma di 35 sterline, pari al lavoro di 6 mesi del defunto, e altre 25 sterline per la perdita del suo unico figlio maschio. Marianne, rimasta vedova e con 2 figlie ancora in vita, si trasferisce nel villaggio di Sam Harbour. Conosce Joseph Nutras e forse si innamora di lui. Sicuramente iniziano una relazione. L'uomo però alla fine sposa un'altra donna. Intanto una delle 2 bambine di Marianne viene a mancare per tifo, mentre la sopravvissuta, Isabella, viene mandata a casa della nonna. Marianne si trasferisce nel Sunderland e ottiene un lavoro come infermiera, in un dispensario. Si innamora di uno dei dipendenti, ossia George Ward, e lo sposa nell'agosto del 1865. George però è colpito ben presto da una malattia caratterizzata da una strana paralisi e problemi intestinali. Muore nell'ottobre del 1866 e anche lui rilascia Marianne, beneficiaria di un'assicurazione sulla vita. Rimasta vedova, Marianne è la candidata perfetta per fare la governante da James Robison, rimasto anche lui vedovo da poco. La donna inizia a lavorare per James nel novembre del 1866. A dicembre il figlio di James viene a mancare per problemi intestinali. E intanto, per consolarsi a vicenda, i 2 intrecciano una relazione e ben presto Marianne rimane incinta. Marianne però deve fare rientro a casa perché sua madre sta male e deve assisterla. Dopo un apparente miglioramento, la madre di Marianne inizia a lamentare di dolore di stomaco e anche lei viene a mancare. Isabella, la figlia di Marianne, che alla fine è sempre stata con la nonna, torna con sua madre a casa di James Robinson. Nei primi giorni di aprile del 1867, Isabella viene a mancare, quasi in contemporanea con gli altri 2 figli di James. Passano 4 mesi, è agosto, e James e Marianne convolano a nozze. A novembre dello stesso anno nasce la figlia di James e di Marianne, ossia Marie Isabelle, che si ammala e viene a mancare nel marzo del 1868. James, nel frattempo, ha iniziato a sospettare fortemente di sua moglie, che insiste per sottoscrivere un'assicurazione sulla vita. I dubbi diventano realtà quando James scopre che la moglie ha debiti fino a 60 sterline. Lei ne ha già rubate 50 e ha impegnato molti suoi oggetti di valore. James probabilmente non arriva mai a pensare che tutti i figli sono venuti a mancare per mano di Marianne, quindi si limita semplicemente a cacciarla di casa. E Marianne a questo punto è obbligata a fare la vita da strada. La donna è in una situazione disperata, ma in questa situazione vi rimane poco. Conosce infatti ben presto Margaret Cotton, le 2 diventano amiche, e Margaret fa conoscere a Marianne suo fratello, Frederick, un minatore vedovo che ha perso da poco sua moglie e 2 dei suoi 3 figli. Margaret, la sorella di Frederick, si prende cura di lui e dei suoi 2 nipotini, sino a quando nel marzo del 1870 il primo figlio viene a mancare per una malattia gastrica. Marianne si è già insinuata nella vita di Margaret e ben presto fa fuori anche lei, che viene a mancare sempre per una strana malattia dello stomaco. A questo punto Marianne non ci mette molto per tentare di consolare il povero Frederick. Inizia una relazione con lui, rimane incinta e i 2 si sposano
nel settembre del 1870. Mary però non è ancora divorziata da James, quindi ha due mariti, è bigama. L'anno dopo viene alla luce Robert, il figlio nato tra Marianne e Frederick. Intanto Marianne scopre che il suo ex amante, quello che alla fine aveva sposato un'altra, ossia Joseph Natras, non solo abita vicino a lei, ma non è più sposato. È così che Marianne riprende la relazione con l'uomo. Frederick, che ha sottoscritto un'assicurazione sulla vita per lui e suo figlio, vengono entrambi colpiti da una febbre gastrica e vengono a mancare entrambi nel dicembre del 1871. Poco dopo, Joseph, il suo amante, va a vivere con lei e Marianne, dopo aver trovato di nuovo lavoro come infermiera, intreccia una relazione col suo capo, John Quick Minning. Arriva il 1872 e il figlio di Joseph viene a mancare anche lui per una strana febbre gastrica. Dopo aver fatto testamento a favore di Marianne, muore anche Joseph Natras. A questo punto in questa storia entra in gioco un parrocchiano. Si chiama Thomas Ridley ed è un ex medico legale che ricorda di aver incontrato poco tempo prima il figlio di Joseph Natras. E Charles, il figlio, in quella circostanza stava benissimo. Thomas Ridley a questo punto ha dei dubbi ed è lui a fare un collegamento. Marianne ora è incinta di John Quick Minning e vorrebbe fare piazza pulita per sposarlo. In effetti il piccolo Charles, un figlio non suo, era un grosso impedimento per raggiungere il suo obiettivo. Thomas Ridley, dopo aver avuto questa idea, contatta la polizia e l'avvisa dei suoi sospetti. Convince quindi il medico competente a non firmare il certificato di morte di Charles. L'indagine preliminare conclude che Charles è venuto a mancare per cause naturali, ma questa conclusione viene duramente contestata. Anche i giornali oramai sottolineano le numerose morti di febbre gastrica. Tre mariti, un'amica, la madre e una dozzina di bambini, tutti i conviventi di Marianne, sono venuti a mancare per questa dannata febbre gastrica. Si aggiunge quindi una perizia medico-legale che accerta la presenza di arsenico nel corpo del piccolo Charles. Altro che morte naturale, insomma. Marianne finisce in prigione per omicidio e il processo inizia il 5 marzo del 1873, dopo che l'imputata partorisce il figlio di John Quick Minning, che va in adozione. La difesa di Marianne avanza la tesi che Charles sia venuto a mancare per l'inalazione di particelle di arsenico provenienti dalla tintura verde utilizzati per i parati della casa dei Cotton e prospetta l'ulteriore ipotesi che l'avvelenamento si lega col fatto che Marianne utilizza una mistura di sapone e arsenico per pulire i pavimenti. La giuria non crede ad una sola ipotesi della difesa. E in 90 minuti Marianne Cotton viene giudicata colpevole. Mary muore impiccata nella prigione di Durham il 24 marzo del 1873. Dopo la sua dipartita si è diffusa una filastrocca che ne rievoca la sua spaventosa figura e recita testualmente: Marianne Cotton è morta putrefatta, giace nella tomba con gli occhi spalancati. Cantare, cantare, cosa posso cantare? Marianne Cotton ha al collo una corda. Dov'è? Dov'è? Penzola in aria, vedendo manine rinsecchite, un penne al paio. Arriviamo all'ultima donna seriale, la numero 3, che secondo me molti di voi conoscono, ossia la nonnina ridacchiante. Nancy Hazel Doss nasce a Blue Mountain, in Alabama, nel 1905. È la più grande di un fratello e tre sorelle. Sua madre è una donna molto affettuosa, ma suo padre, al contrario, è un alcolista collerico. Nancy occupa tutte le sue giornate con lo studio, il lavoro nei campi e le faccende domestiche. Gli viene proibito di frequentare i suoi coetanei, specialmente se maschi. Ma nonostante il severo divieto, Nancy inizia a incontrare dei ragazzi in dei luoghi nascosti. Nel 1912 trova lavoro come operaia e presenta al padre un ragazzo, ossia Cherry Briggs. I due si sposano, hanno quattro figli, ma sei anni dopo Nancy si stanca di allevare i figli perché è una grandissima faticaccia, quindi decide di farne fuori due mettendo del veleno per topi nella minestra. Poco tempo dopo viene a mancare anche la madre di Charlie, ossia sua suocera, con cui Nancy è risaputo aveva una certa rivalità. La verità però è che nessuno sospetta di Nancy, solo suo marito pensa che la colpevole sia la moglie, quindi chiede il divorzio e se ne va di casa con una delle figlie rimaste. Un anno dopo Charlie, l'ex marito di Nancy, torna con una nuova compagna e quindi caccia l'ex moglie di casa, che se ne va con le sue due figlie, che però restano sempre con la nonna, in quanto Nancy è troppo occupata a cercare un nuovo marito tramite gli annunci della rivista Cuori Solitari. Nancy comincia a frequentare Frank Harrelson, che sposa nel 1929, dopo pochi mesi dal loro primo incontro. Il matrimonio dura ben 16 anni, ma Frank si rivela un ubriacone, viene spesso arrestato per rissa. Durante il matrimonio tra Nancy e Frank, Melvina, la primogenita di Nancy, mette al mondo a sua volta due figli. Nancy, subito dopo il parto della seconda bambina di Melvina, infila uno spillone di nascosto nella sua testa. Nessuno però pensa che Nancy abbia fatto qualcosa. Quel bambino è venuto a mancare per disgrazia. Però Melvina in effetti crede di aver sognato la madre
che infilzava la testa della sua bambina. Passa un po' di tempo e Melvina litiga col suo marito, quindi decide di andarsene per un po' di tempo da suo padre. Melvina lascia il suo unico figlio a sua madre Nancy, che stipula una cospicua assicurazione sulla vita del nipote per poi farlo fuori asfissiandolo. Di nuovo, nessuno sospetta di quella dolcissima nonnina. Ma quello stesso anno Nancy decide anche di far fuori suo marito Frank, mettendo del veleno per topi in una bottiglia di whisky. Le disgrazie si accumulano, pare che tutto accade proprio alla famiglia di Nancy. Ma, di nuovo, nessuno sospetta nulla. Arriva il 1947, quando Nancy si trasferisce nella Carolina del Nord e conosce Arnie Lenning. Si sposano ben presto, però anche lui si rivela un ubriacone. Ben presto i due coniugi iniziano a tradirsi, fino a quando Nancy non decide di porre fine alla vita di Arnie. La sorella e la madre di Arnie reclamano il diritto di avere la casa del defunto. E quindi Nancy cosa fa? Dà fuoco alla casa e fa fuori anche la madre di Arnie, sempre per avere dei soldi dell'assicurazione. Si trasferisce quindi da sua sorella Dove e fa fuori anche lei con l'unico fine di ottenere la sua casa. Tramite un'agenzia matrimoniale conosce Richard Morton. Ed ecco che arriva un altro matrimonio. Inizialmente pare che il loro matrimonio vada davvero a gonfie vele, fino a quando Nancy scopre che Richard ha un amante. Nel frattempo il padre di Nancy muore e sua madre si trasferisce da lei e da Richard Morton. Nancy però non si ferma e quindi fa fuori sia sua madre che il marito. Arriva il 1953. E Nancy sposa un altro uomo, Sam Doss. Come sempre, i due all'inizio del matrimonio sono molto felici. Però, in questo caso, ecco che dopo un po' subentra la noia. E così Nancy decide semplicemente di andarsene. Non lo fa fuori. Decide di andarsene semplicemente. Se solo Sam sapesse la fortuna che avrebbe lasciandola andare. Invece no. Sam è innamorato pazzo di Nancy. E soprattutto non sa nulla delle sue azioni delittuose. Quindi inizia a scrivere lettere su lettere in cui le chiede, la implora di cambiare idea e di tornare da lui. È così che Nancy decide di tornare a casa di Sam per eliminarlo. Lo avvelena mettendo dell'arsenico in un dolce. Sam inizia a stare male, ma viene ricoverato in ospedale e fortunatamente riesce a salvarsi. Nessuno ancora sospetta di Nancy, però Nancy in questo caso fa un passo falso, perché la notte stessa in cui il marito torna a casa dall'ospedale riprova ad avvelenarlo e questa volta ci riesce. L'uomo viene a mancare. A questo punto è il medico che ha avuto in cura Sam ad avere fortissimi dubbi, considerando che Sam era appena uscito dall'ospedale ed era in piena salute. Ad incastrare Nancy è proprio l'autopsia fatta su Sam. La arrestano nel 1954. Decide di confessare il tutto solo dopo che la polizia minaccia di confiscarle la rivista di annunci Cuori Solitari. Dopo 12 omicidi, il giudice la condanna all'ergastolo. Nancy, ossia la nonnina ridacchiante, muore di leucemia a McAllister il 2 giugno del 1965. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video un po' diverso dal solito possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere se siete interessati a vederne altri. Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ah, dimenticavo. Buone feste! Ciao ragazzi! Ciao ragazze.